Tutto pronto allora, dai, ci siamo. Questi 8 giri lungo i 4.226 metri del Misano World Circuit Day. Si spengono i semafori rossi e scatta dalla pole Giannini. Saltarelli, Giannini, secondo, Russo, terzo, Salvadori, quarto. Si accenderà tra pochissimi secondi il semaforo e poi 10 giri a bomba per il National Dunlop Trophy 1000. Sono partiti, non mi sembra... Salvadori cade. Dopo la batosta di Vallelunga, dove ho compromesso quasi irrimediabilmente il campionato, e dopo giorni e giorni dove non mi davo pace, ho capito una cosa molto importante. Che nonostante tutto, non ci sono sconfitte, ma solo lezioni di vita. Non ci sono fallimenti, ma solo opportunità dalle quali imparare. I tuoi passi falsi saranno sempre molti di più dei tuoi successi. È un qualcosa che ci dimentichiamo troppo spesso in questo mondo ultra competitivo. Eppure il fallimento è l'unico modo per imparare. Il fallimento è un grande insegnante ed è l'unico processo che ti porta a essere un vincente. Michael Jordan, il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, ha provato 946 volte il canestro vittoria e ha fatto centro solo 146 volte. Indovinate cosa si ricorda la gente? Quando l'ha messa dentro e quando ha fatto vincere 6 titoli NBA ai Bulls, non quando ha sbagliato. Tornando a noi, cosa posso fare quindi per riaprire il campionato? Semplicemente quello che quest'anno non mi è ancora riuscito, vincere. Benvenuti in questa nuova puntata di iRacing Story. Sostegno in staccata. Io sono uno che invece quando cerco il tempo non vado a cercare il tempo frenando fortissimo, però freno e poi molli freni e appoggio il gas molto presto. Però se non ho sostegno dall'anteriore e mi sento lì, cioè, non riesco a portare questa velocità che mi fa fare il tempo. ...52-1, pronti via nella prima prova libera. Ragazzi, stiamo andando già veramente troppo, troppo forte. Là dietro stanno lavorando per me, per trovare quegli ultimi 10 minuti. Soprattutto ci manca un pelo di costanza nella seconda parte di gara. Anche perché, come al test, è stranissimo. Cioè, si fanno 3-4 giri molto bene e poi c'è un gran drop e bisogna cercare di limitarlo il più possibile. Quella sarà la chiave per la gara, perché lo sapete, alla fine sono sempre lì nel giro secco, cioè ce l'ho, però ho uno stile di guida molto particolare che fa tanta percorrenza e appena mi manca il grip faccio molta fatica. Un momento del quale non vi ho mai parlato durante le gare è la qualifica. Snobbata da molti, ma il giro del tutto niente è la dimostrazione di velocità più pura che possa esistere. Il pilota e il suo mezzo per 110 secondi sul limite totale. Ogni staccata, ogni curva, ogni accelerazione,
personalmente mi mette quasi più ansia della gara stessa, perché non dipende solo da te. È un fine gioco di strategia da fare insieme al team per entrare in pista nel posto giusto al momento giusto. Quando suona la sirena, sai che è il momento di lasciare la tua sicura sedia del box per salire sul mostro da 220 cavalli e dare tutto quello che hai. Andiamo, direi che siamo belli come sono, vai! Un'altra parte. Stavo guardando lui perché giustamente c'è un'altra camera. Quadri. Termini tu. Qualifica. Tu non hai usato le gomme. Io ho avuto un problema tecnico, facevo i 2,70 sul dritto e ho fatto 55, quindi... E quindi è un bel casino. Quindi devo perché ancora... Perché se la moto va... Dai, tanto non va, non andrà. Le cioè, mie qualifiche perché devono perché dovrebbe iniziare. Andare. Però ci sfideremo di nuovo dopo Cremona e ci sarà la rivincita. Senza vento, forse. Mi hanno insultato in tutte le lingue perché eravamo in un campionato dove non potevamo allenarci. Ah, ok. Però adesso siamo nel campionato giusto. Quindi possiamo. Quindi possiamo. Io spero di riuscire a fare uno o due giri e piazzarmi almeno in seconda fila. Perché poi la gara sai che è diversa. Il gamma in gara arriva, cioè parte merdesimo però, arriva. Però non cioè, posso partire 25esimo come ero stamattina, visto il problema. Quindi almeno avvicinarmi un pochino e sarei già contento. Ci sta. Io non ho la gomma nuova, però secondo me con l'usata si può fare un bel tempo. Tanto alla fine il grip cambia, ma non tantissimo. Io ho fatto 52,4 al decimo giro, quindi se tanto mi dà tanto potrei... Ma veramente? È successo. È successo? Siamo un po' nella cacca. No, se vedete se riesco a rifarlo, ieri mattina faceva anche un più fresco. Questa non è stata una bella notizia. Io vado a parlare con i miei tecnici perché dobbiamo capire. Cut my life. Bene, come sapete questa serie si chiama A Racing Story, quindi raccontiamo storie di gara. E questo weekend, oltre ovviamente a tutto quello che state vedendo e la mia avventura, c'è un'altra bella storia da raccontare.
cioè Gabriele Giannini, che l'avete sentito ovviamente negli altri video, che al giovedì si è fatto male, praticamente gli manca una falange del dito e tutti dicevano ah vabbè si ritira a posto eccetera, e sta correndo in delle condizioni spaventose. Oh. Ecco qua Lander. Gabriele, raccontaci, cosa cazzo hai fatto? Giovedì mattina vengo qui in quel di Mugello, faccio il primo turno, 2-3 giri, 53-6. Eravamo già nella merda noi, in poche parole, il team manager era già carichissimo. Rientro, faccio altri due giri dietro del bianco, faccio 53-1 e poi all'ultimo giro, chiusura anteriore alla 4, e mi rimane la mano sotto il serbatoio. Sopportabile. Ma poi quando c'è l'adrenalina non senti niente. Il problema è dopo. Ma poi sopportabile, voi avete visto la foto. Ma antidorifichino sopra o? Brufen. Manco Toradol, cioè aprile. Uomini veri proprio, cazzo, così. Dal dottore a Firenze, ho detto dottore io domani devo correre, quindi nel caso taglia. E il dottore ha detto no, ma non c'è bisogno. Ok. Cioè, già, noi ci portiamo avanti, no? Lo so cosa state pensando, cosa vi sta rimbombando nella testa. Ma cosa spinge questi ragazzi più o meno giovani a rischiare tutto? Dal dito alla vita stessa. È completa devozione, cari miei, e spiegarla è complicato. Come la spieghi la fede? Semplicemente non si può. Ogni pilota la vive a suo modo, con le sue emozioni e le sue paure. Ma il grande premio che ci aspetta là in fondo, cioè la vittoria, è un elisir di lunga vita. Inseguirla ci permette di vivere e essere vivi come nessuno, in questa pazza danza ai 300 km orari. È il momento di andarla a prendere, è il momento di fare la differenza. Ragazzi, mentre stiamo facendo il giro di ricognizione, quindi abbiamo tempo, iscrizioncina molto rapida, molto veloce, è gratis, tac, e un bel like sarebbero molto apprezzati. Ebbene signori, ci siamo, round 4 Mugello Civ National. Luca Conforti, il team manager, prima di salire in sella mi ha guardato e mi ha detto: Luca, non ci sono altri risultati possibili. Questa cosa mi ha, come dire, un po' scombussolato, perché pensi sempre vabbè dai, il podio va bene, e invece mi ha proprio fatto cambiare mentalità. Per una volta voglio cercare di partire ed essere aggressivo sin dalla prima curva senza pensare. Sono indietro, devo recuperare, quindi mi giocherò la gara e spingerò come se non ci fosse un domani dal primo secondo. Mettetevi in carena con me e andiamo. Aspettiamo i semafori rossi e poi sarà spettacolo col National Trophy 1000 Dunlop dal Mugello. Saltarelli che potrebbe strappare la seconda posizione, sì. Salvadori non ce la fa, si deve accodare, ma siamo lì. Ma Perotti è partito forte. Partenza assolutamente non male, sono dietro Perotti, non bisogna aspettare. A Dunlop sarà in difficoltà nelle prime curve, devo infilarmi immediatamente. Sbam, così. Rossa perché il pilota è rimasto, sì. Lì rossa subito, bandiera rossa. Ah, eccolo qua, Schacht. Rivediamo un po' tutta la dinamica. Chiedo, è picchiato la testa secco invece, sì. Più sì. Di quello che ci era sembrato, la velocità non era facile, quindi ha perso i sensi per un vedi, attimo qua, ecco, questa è stata... I piloti infatti sono girati a guardare. Guarda qui,
bravi che l'hanno evitato tutti. La bandiera rossa, sono pronto. Non ci credo, bandiera rossa, come al solito. Partenza perfetta, sorpasso sul Peroz, stavo prendendo spazio perché in quel giro lì avrei veramente spinto come un pazzo e invece nulla, si ripete tutto. Adesso capiamo cosa è successo, speriamo che chi è rimasto coinvolto nell'incidente alla bandiera rossa stia bene e resettiamo. Dovrei avere un'altra gomma in modo da poterla cambiare e poter ripartire con gomma fresca, quindi incrociamo le dita. Anche perché in questa situazione, in questo weekend abbiamo notato come la pista è stranissima, sia con Dunlop sia con Pirelli, si ha un bel boost di grip i primi 2-3 giri e poi bisogna un po' remare e cercare di mantenere la prestazione il più possibile, anche se è molto difficile. Purtroppo c'è un problema. La frizione stacca veramente strana. L'ho detto lì ad Andrea sulla griglia di partenza prima di partire. Questa situazione deriva da un mio errore perché appunto nella partenza prima avevo testato la partenza nel giro di ricognizione. È un qualcosa che si fa in ogni caso perché volevo vedere in fondo al dritto a quanto arrivavo e a quanto dovevo frenare per poi farlo durante la partenza vera. Probabilmente ho consumato troppi dischi e ho surriscaldato, ma devo scegliere se tenere la leva della frizione molto lontana per far sì di riuscire a mettere la folle oppure rischiare tenerla vicina e tenere la frizione tirata tutto il tempo. Non so cosa fare. Il passo ce l'ho. Meglio andare conservativi ed evitare di rimanere al palo, perché secondo me con la situazione che c'è a qualcuno succederà. Allora, semafori rossi, si spengono adesso e scatta National Trophy 1000 con Perotti che prova di nuovo a replicare la partenza e non è male, anche se Russo questa volta è più vicino, Salvadori che prova a non mollare, Saltarelli ancora molto buono, Perotti, Salvadori Saltarelli cerca l'ingresso forte all'interno ma non c'è niente da fare, Russo è in seconda posizione, è Perotti, grande il Peros. Come mi aspettavo, partenza non eccelsa, ma siamo lì. Siamo sempre nelle prime tre posizioni, va benissimo. Russo, che è quello che mi fa un po' più paura, perché è quello che ha dimostrato più passo in questi giorni, è lì davanti. Devo cercare di stare attaccato al sedere e appena passerà Perotti, devo infilarmi anch'io subito. Devo farmi tirare. Come mi aspettavo, Russo è passato alla prima occasione, mi ha aperto la strada, mi sono infilato anch'io e adesso dobbiamo levarci dalle palle. Giannini, reattivi, pronti a non lasciare andare l'avversario. Porca troia, ma che cazzo! Mamma mia, come sta spingendo Russo. Nel settore centrale fa una gran differenza. Poi alla bucine non so cosa mi succede, in una curva recupero tutto lo svantaggio che ho preso nei due settori prima. Ok, adesso scia e non bisogna mollargli la coda. Ha
attenzione, i primi due arrivano molto bene, Russo e Salvadori escono soprattutto molto bene dalla San Donato, guadagnano qualche metro su sì, Giannini. Ci sono dei punti dove guadagnano. Sì, 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 sembrano molto efficaci. Non ero ancora caldo, prima mi ha preso la sprovvista per come ha iniziato a spingere, adesso ci sto dietro abbastanza agilmente, stiamo qui e vediamo cosa succede. Rossa di nuovo, rossa di nuovo. Oh cazzo! Bella lata, tira la lata. No, non è possibile, non è possibile, ancora bandiera rossa. Se l'è andata di sicuro un motivo c'è. Però adesso ragazzi siamo fregati, non abbiamo più la gomma nuova da mettere per la ripartenza. Se qualcuno avrà avuto la malizia di mettersi tre gomme sotto termo, che è una roba che non succede mai, avrà un bel vantaggio. Torniamo ai box e vediamo cosa possiamo fare. Abbiamo un altro. Già pensi che abbiamo tre gomme gli altri. È un bel vantaggio, dai. Ragazzi, la tensione si taglia con il coltello. Siamo con le tute addosso da 40 minuti, con le moto che scaldano. Insomma, per il pilota è tosta questa situazione. E purtroppo speravo di sbagliarmi, ma invece no, non abbiamo la gomma nuova. Quindi abbiamo deciso di rimettere quella più fresca della prima ripartenza. Ahimè, ho visto che uscendo dai box almeno Giannini, Russo e Perotti avevano le gomme nuove. Quando parti così e vedi queste situazioni ti senti un po' scoraggiato, perché non si può fare altrimenti di vincere, ma è tosta. La gara è solo su 7 giri, io cercherò di fare il massimo e sinceramente questa cosa mi dà ancora più carica. Semplicemente quando vedrò uno che andrà davanti a me, io mi ributterò dentro. Devo spezzare il ritmo, è l'unico modo che ho per vincere questa gara. Russo che adesso vediamo un po' come parte, perché ha capito sicuramente che può avere determinazione, convinzione e concretezza in gara. Vediamo se proverà a sfruttarla subito anche allo start. E allora ci siamo, riparte National Trophy Dunlop 1000. Russo male, Russo è rimasto inchiodato, Russo è fermo e vedi cosa può succedere, è rimasto inchiodato. Ragazzi, tre partenze alla vecchia maniera, solo frizione e gas, non sono andate male, eh? Non è che anche gli anni passati era meglio non utilizzare il launch control? C'è tempo, ovviamente. Casanova, Savelli, Saltarelli su Salvadori. Eccolo. Che va a rispondere in uscita. Qui sarà una bagarre infinita, è ovvio, perché siamo già nella fase ultima praticamente della gara, o poco più. No, Salta, mi spiace. Oggi, ogni volta che vedrò una moto davanti a me, gli ributterò le gomme davanti. E soprattutto il team ha fatto un lavoro eccezionale, perché ciclisticamente riesco a fare qualsiasi cosa con questo anteriore oggi. Tanta roba. Risolto qualche cosa evidentemente, spinge fortissimo, questa volta esce nettamente primo dalla Bucine, si lancia verso il traguardo, Luca Salvadori in seconda posizione, Saltarelli, Giannini quarto, fortissimo, Gabriele ancora una volta pronto ad attaccare Saltarelli, poi Gamarino quinto, quindi Gamarino sembra poter esprimere qualcosa di più rispetto a quello che temeva, e poi abbiamo ancora Andreozzi, Lanzi, Melini e Butti.
raggiunto il Peros che stava andando un po' via, zona d'attacco, arrabbiata 1. Mi sento fortissimo rispetto agli altri, oggi ne ho veramente tanto di più lì. Esco anche tanto forte dalla Savelli, quindi è un punto perfetto per portare i miei attacchi. Hanno preso un piccolissimo margine, Salvadori di traverso la casa massima e va dentro, e va dentro. Oh Luca, cosa si è inventato, prendendosi anche un bel giollone dalla tasca, l'ha tirato fuori al momento giusto. Ha rischiato molto, però ha rischiato molto, però ora in testa alla gara. Bravo. Davanti appunto a Perotti, Saltarelli, Giannini, Gamarino, Chiarini, Andreozzi, Lanzi, Velini e Ciaci, questi i primi 10. All'interno Saltarelli, sì. Sorprende Salvadori che si scompone leggermente. Saltarelli prende la seconda posizione, ne perde due Luca Salvadori, quindi si ribalta tutto. Il Perotti con l'Aprilia torna davanti, poi Saltarelli, Salvadori, occhio a Giannini che è sempre lì incolatissimo. Sorprende Perotti, mamma mia come sta guidando, occhio anche a Salvadori, sì, che butta all'interno sul pelo, si trova spazio in mezzo a fil di moto, occhio anche a Giannini. Wow, cosa stanno combinando questi ragazzi, mamma mia. Saltarelli supersonico, indiavolato, ma Salvadori non molla niente, occhio a Giannini, Giannini non ce la fa. Fase decisiva, adesso Saltarelli, Simone Saltarelli con Luca Salvadori che va a prendere la scia, bagarre tra loro due di prepotenza, la Honda contro la Ducati con all'interno Giannini, adesso prova su Perotti, Giannini. I primi due rimangono così, invece Gabriele Giannini è in terza posizione. I più attenti immagino abbiano visto che con la Honda di Saltarelli a sto giro siamo molto più lì rispetto a Misano. Ebbene, un motivo c'è. Sfortuna vuole che gli sia esploso il motore nei test pre-gara del National. Quindi sta correndo questa gara con un motore veramente di serie. E ragazzi, quanto va forte lo stesso! Salta. In ogni caso, per le prossime gare, secondo me, va benissimo questo, Leggero sì, vantaggio. Perché Perotti non ce la fa forse a restare con loro all'interno. Sì. Bravo! Prova però a recuperare l'interno, tiene gas aperto in traversa Luca Salvadori, la sua Ducati ancora una volta impedisce la risposta immediata a Saltarelli con Giannini che sta lì, dice: oh matti che siete, ma io sono più matto di voi, tra poco ci provo. Che vaga bellissima. Oggi in arrabbiata 1 mi spiace, ma non ce n'è per nessuno. Ho un inserimento che è incredibile e adesso testa bassa. Andare via sarà impossibile, soprattutto con le scie che ci sono al Mugello, ma proviamoci.
ripreso nettamente adesso la coda di Saltarelli, veloce, veloce la Ducati di Luca Salvadori che può rimanere davanti, ma adesso corre Sci e Giannini, vediamo se tenta di fare addirittura il double e portarsi al comando, niente da fare, sprofonda la staccata di Luca, rimangono così, incredibile, perché col gioco delle scie non era facile, ma molto veloce la Ducati, mentre Saltarelli è riuscito a riprendersi da Giannini che ci prova per adesso all'interno e passa, 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 vediamo se Saltarelli è a favore della sì. traiettoria sia all'interno, non vuole Giannini ma lo ripassa, bravo però Gabriele a provarci. La conclusione, sì, giustamente mi dicevi sì, di Russo, vai Russo, Carlo. Praticamente da ultimo. Quanto gira? Quanto gira Ricky? 1.54.7, non è velocissimo, il più veloce al momento in pista è Salvadori, 1.53.7. Magliano, scusate, Giannini 1.53.5, insomma, però sono lì a pochi sì, decimi, diciamo sul 53 alto. Non c'è verso, Salvadori, attenzione, questo è Ciacci che fa i suoi long lap, purtroppo sì. Ci dispiace per forte pilota Castrovillari, attenzione, abbiamo visto di nuovo Ali Biondetti, l'ingresso largo. Super, tutto a pettine di Luca Salvadori che veramente sta guidando da paura, ma del resto come stanno facendo i suoi avversari, ritornano così sul traguardo a spalancare tutto il gas Salvadori con Saltarelli, con Giannini, con Perotti, loro quattro, molto veloci, attenzione al Perotti che si porta all'interno per l'attacco su Gabriele Giannini, se lo prepara, ma Gabriele fuma di brutto e addirittura all'esterno, attenzione, se, vediamo se lascia spazio all'interno a Perotti, glielo concede ma deve tenere aperto, no, sì, perché a qui, sì perché qui è a favore di traiettoria. Bravo, vediamo se qui riesce a chiudere anche la seconda. Sì, perfetto, rimangono di nuovo così e siamo nel giro 6, cioè il penultimo. Saltarelli, no, perché qui allarga, allunga Luca Salvadori, scusami, pensavo, Luca Jolly numero 2, ma probabilmente siamo già a 4, è in uscita per tenere Saltarelli, va a occupare tutta la pista con la sua Ducati, mamma mia, che battaglia tra questi piloti. Sono veramente sì, incollatissimi, hanno un trenino ad alta velocità, Ali Biondetti, si scompone Salvadori, all'interno Saltarelli, attacca, attacca, molto è un po' largo Luca Salvadori, Saltarelli pulito, sì. Però adesso attenzione perché è molto buona la traiettoria in uscita di Luca Salvadori, sì, se riesce a tenere aperto il gas riesce bene, quindi avrà subito l'occasione di rispondere a Simone Saltarelli di scia con Gabriele Giannini pronto anche lui ad approfittarne, Luca Salvadori, è probabile che torni ad attaccare, occhio però, si fa vedere anche Perotti con la briglia, si allarga Giannini, Salvadori potrebbe essere già davanti se non sbaglia la staccata, Giannini è secondo, finisce in un sandwich, Saltarelli è più stretto, Salvadori è più largo, Salvadori di nuovo rimane in prima posizione, Giannini dentro, no, sì, risponde, non molla niente con i canini piantati nel povero Saltarelli, Giannini, occhio a Perotti che vorrebbe tentare ma non c'è spazio, continua ad allargarsi per fare la staccata e il sorpasso Fabrizio Perotti, ma è veramente complicato, ultimo giro, quindi con Luca Salvadori davanti, Giannini, Saltarelli, Perotti, occhio qui nel cambio di direzione di Saltarelli, niente da fare, ci proverà. Vediamo qui se c'è spazio o no, perché ha un piccolo margine, ma preziosissimo per difendersi alla Casanova Savelli, Luca Salvadori di traverso, continua a pompare di bestia il posteriore della sua Ducati, lui continua a domarlo più che può, ma Giannini è pericolosissimo.
perché Gabriele lo vediamo veramente efficace nei sorpassi. Sì, lo vogliono, io penso, tutti e quattro. Sì, assolutamente. E sarà davvero dura. Scendono adesso dalla Palagio. Occhio, arriviamo al correntaio. Poi sarà Biondetti, poi sarà Bucine, poi sarà la bandiera a scacchi di questo fantastico National Trophy Dunlop 1000. Va largo Perotti al correntaio. Interpretazione diversa. Giannini deve stare attento, Giannini, perché Saltarelli potrebbe sorprenderlo nei cambi di direzione. Veramente molto aggressivo Simone Saltarelli con la sua onda. Arrivano alla staccata della Bucine, alla Bucine con Salvadori che l'affronta davanti a tutti. Luca Salvadori con la Ducati del Broncos Racing Team, Gabriele Giannini con la BMW, si lanciano verso la linea del traguardo. È volata finale con Salvadori, con Giannini, con Salvadori. Luca Salvadori, Ducati. Your current obstacles right now, but eventually you will, and it will all make sense. Everything is coming together exactly as it should. Ma mi accede. Scompare con la gara, pensare il caffè. Porca miseria! Dico che bello ragazzi, questo è quello per cui vivo e sarò sincero con voi, dopo questa vittoria il campionato è ufficialmente riaperto, sembrava impossibile e invece eccoci qua, a Misano a fine luglio, vi voglio tutti lì in pista perché come al Mugello mi serve una mano anche a Misano e vi assicuro che quando ero lì in griglia di partenza e sentivo dagli spalti le urla, l'incitamento ha fatto tanto anche quello, quindi 28-29 luglio vi aspetta a Misano, a Racing Story non è mai stato più vivo di così.